la Juventus sta per dire addio a Federico Chiesa, l'offerta è di quelle che non si possono rinunciare a poche ore dalla fine del mercato. La Juventus sta piano piano completando la rosa di Thiago Motta che affronterà una stagione ricca di impegni. In attesa di Francisco Conceição e Nico González, ufficiali nelle scorse ore, i bianconeri si godono le gesta dei giovani. Da Savona a Mbangula, senza dimenticare il nuovo numero 10, Kenan Yıldız. L'allenatore ha già messo in evidenza le qualità dei suoi ragazzini terribili. Ci sono da fare alcune cessioni, gli esuberi che non rientrano nei piani di Thiago Motta, su tutti, c'è quella di Federico Chiesa, che ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2025 che non sarà rinnovato. La Juve non vuole perderlo a parametro zero, perché sa che in tal caso l'esterno offensivo italiano potrebbe accordarsi con l'Inter e rinforzare una diretta rivale. Ecco che sta facendo di tutto per cederlo in queste ultime ore. Si era parlato del Barcellona nei giorni scorsi, che necessita di un esterno. Ma gli enormi problemi economici del club blaugrana hanno frenato l'affare, anche perché Chiesa non è convinto di aspettare per essere registrato nella lista dei giocatori dopo l'ok della Liga. Juventus, offerta del Liverpool per Chiesa. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, è in corso una trattativa tra la Juventus e il Liverpool per Federico Chiesa. I Red stanno parlando sia con il club bianconero, sia con il giocatore, per trovare al più presto l'accordo. È pronta un'offerta di circa 15 milioni di euro. Che verrebbe subito accettata da Giuntoli per liberarsi di un ingaggio da 5,5 milioni netti. E anche per incassare qualcosina da un giocatore che, altrimenti, finirebbe fuori rosa. Il Barcellona è totalmente defilato, mentre Chiesa chiede un ingaggio importante di 5-6 milioni a stagione. La sensazione è che si possa presto arrivare alla fumata bianca, anche perché il Liverpool è una squadra molto gradita al giocatore, che ha da sempre il sogno di giocare in Premier League. Nella giornata di domani potrebbero esserci delle grosse novità. La trattativa prosegue, è diventata quasi una telenovela e va avanti da diversi mesi. Tutte le parti in causa vogliono trovare la quadra che risolverebbe un problema sia per Chiesa, che per la Juve. Il mercato finirà tra pochi giorni e il club bianconero sa che deve fare in fretta.